Un incendio ha avvolto un prefabbricato a Bucaletto, quartiere a sud-est di Potenza. Sono stati vissuti momenti di paura perché le fiamme hanno prima distrutto un'intera struttura adibita a deposito, ma poi si sono propagate verso un altro prefabbricato nel quale abitava un'anziana signora. Solo l'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Potenza ha evitato che le fiamme avvolgessero completamente l'unità abitativa, che comunque è stata dichiarata inagibile. La donna che vi abitava è stata tratta in salvo dai caschi rossi. Al momento non è stato possibile individuare le cause del rogo. I vigili del fuoco sono intervenuti con due autopompe ed un autobotte per un totale di 10 unità. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato, il personale dell'Ufficio Tecnico Comunale di Potenza, personale dell'Enel e dell'Italgas. Intanto, spostandoci nel Salernitano, sono stati vissuti momenti di paura anche a Scafati, in via Giovan Battista Cascello, dove un'auto, mentre era in transito con delle persone all'interno, ha preso improvvisamente fuoco. Immediatamente la sala operativa del comando dei vigili del fuoco di Salerno ha inviato sul posto la squadra di Sarno. All'arrivo, fortunatamente, gli occupanti erano riusciti ad abbandonare l'abitacolo, non riportando alcuna lesione. L'incendio ha coinvolto totalmente l'automobile, che è stata completamente distrutta.